La Roma si ama, non si discute. Però se c'è una squadra che vive una montagna russa di emozioni, quella è proprio la Magica. Dopo 20 partite sotto la guida di Mourinho, la stagione sembrava ormai buttata al vento. Ma l'arrivo di un vecchio eroe giallorosso come Daniele De Rossi ha cambiato tutto. Un impatto rivoluzionario che nessuno, nemmeno i più fiduciosi, si sarebbero mai aspettati. La domanda è sempre la stessa: come? Oggi lo andremo a scoprire insieme. E mi raccomando, rimanete fino alla fine, scoprirete come finirà la stagione della Roma. Ma prima di iniziare ci teniamo a ringraziare ancora una volta lo sponsor di questo video, Sportium Lab. Se vuoi andare allo stadio e vivere un'esperienza indimenticabile come abbiamo fatto noi in occasione della gara d'andata dei quarti di Champions League tra Real e Manchester City, grazie a Sportium Lab puoi farlo davvero. Per avere una possibilità però devi entrare nel loro canale Telegram, di cui trovi il link in descrizione. Fanno contest ogni settimana, quindi buona fortuna. Bene, possiamo tornare al video. Come sempre partiamo dall'inizio. Dopo la dubbia finale persa a Budapest lo scorso anno, tutto il popolo giallorosso, ma anche la dirigenza, gridavano una sola cosa a gran voce: José, rimani. Con la città e la gente, l'allenatore portoghese ha sviluppato un amore e un'energia unica, viste le folli emozioni che ha fatto provare ai giallorossi nelle sue due stagioni. Dopo un enorme rammarico come una finale persa, ci si aspetta una scossa, ci si aspetta che tutti vogliano vincere a tutti i costi. Ma invece l'inizio stagionale è stato deludente, che è anche diminutivo se mi posso permettere. Un punto in 3 partite contro Salernitana, Verona e Milan, e quest'ultima tra l'altro in casa, con il Milan in 10 uomini per almeno 35 minuti. Una Roma priva di idee, con Rui Patricio che nelle prime uscite stagionali prendeva letteralmente gol ad ogni singolo tiro. Come leggera attenuante per queste prime partite, diciamo che la rosa non era al completo. Mancava ovviamente il pezzo da 90, Romelu Lukaku, e il solito infortunio comprometteva la presenza di Dybala. E poi 7-0 contro l'Empoli a caso, senza alcun motivo. Una vittoria incredibile, ma che non colma assolutamente la situazione grave in cui riversava la Roma in quel momento. Da adesso tra l'altro inizia la parte più semplice del campionato di Mourinho, dovendo affrontare Torino, Genoa, Frosinone e Cagliari, totalizzando 10 punti, arrivando al big match contro l'Inter al 9° posto con 5 punti di distanza dalla Champions League. La Roma si presenta a Milano con un solo obiettivo: difendere lo 0-0. Una frase che sembra strana e a tratti folle: andare in casa della squadra migliore d'Italia e nascondersi dietro un dito sperando di non subire gol. Gol che però arriva e segna l'ennesima sconfitta dei giallorossi. Dopo qualche altra partita la situazione sembrava essersi perlomeno calmata, ma la realtà è che si trattava della quiete prima della tempesta. Questo perché la Roma si è ritrovata a giocare tutti i big match di fila, non arrivando fisicamente e mentalmente preparata, incontrando in ordine Fiorentina, Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio in Coppa Italia e infine Milan, totalizzando solamente 5 punti e per di più perdendo il derby 1-0 contro la Lazio. A questo punto, dopo un girone d'andata osceno, la Roma si trovava al 9° posto. Da qui la decisione drastica: Mourinho viene esonerato e al suo posto viene scelto capitan, o meglio mister futuro, Daniele De Rossi. Facciamo un passo indietro. Appesi gli scarpini al chiodo dopo l'esperienza esotica al Boca Junior, Daniele De Rossi ha subito mostrato interesse verso la sfera della gestione, entrando a far parte dello staff tecnico di Roberto Mancini nella nazionale italiana. Una scelta volta a creare un forte collante tra squadra e guida tecnica, che effettivamente ha funzionato ad Euro 2020 con la vittoria degli azzurri a quello europeo. In TGC comunque, De Rossi ha lavorato come assistente tecnico delle formazioni giovanili, dell'Under 15 e dell'Under 20. A ottobre del 2022 De Rossi viene ufficializzato come allenatore della SPAL in Serie B, debutta con uno 0-0 contro il Cittadella e conquista la prima vittoria contro il Cosenza a fine mese con un 5-0 importantissimo al Mazza. Nel corso della sua esperienza lì, De Rossi ha schierato un modulo basato sulla difesa a 3, con giusto alcune varianti sulla tre quarti, alternando un 3-4-2-1 con due trequartisti a supporto del centravanti o al più solido 3-5-2, ma anche al 3-4-1-2. Ma nonostante tutto l'entusiasmo, la sua avventura non è andata come auspicato. Il neotecnico romano ha conquistato solo 15 punti in 17 partite a Ferrara, di cui 3 vittorie, 6 pareggi e 8 gare perse. E a febbraio, dopo una striscia di 3 sconfitte consecutive contro Cagliari, Bari e Venezia, con la squadra al terzultimo posto e con soli 24 punti, è stato esonerato. Questa mossa però non ha salvato la squadra emiliana, visto che è poi stata retrocessa in Serie C. A suo dire, uno dei
motivi del loro insuccesso fu la sessione di calciomercato estiva. Dopo l'arrivo da lui voluto di Nainggolan, furono acquistati giocatori da lui non richiesti o non condivisi. Affermando in conferenza stampa, esprimendo il suo disagio, la prima esperienza col mercato è stata abbastanza surreale. Ammettiamolo, quando De Rossi è diventato allenatore della Roma, le aspettative erano bassissime. Dopo la disastrosa esperienza a Ferrara e visto il brutto esempio del Napoli con Mazzarri e poi con Calzona, tutti i pronostici erano contro Capitan Futuro. Ma diamo a Cesare quel che è di Cesare. I Friedkin sono stati coraggiosi. Mandare via un personaggio polarizzante come Mourinho non è mai semplice. E non lo è nemmeno dare la squadra ad un allenatore non esperto. C'erano tutti gli ingredienti per un colossale fallimento. Ma ci siamo dimenticati tutti di una cosa che va oltre l'esperienza, il talento e la tattica. L'amore per la maglia. E in questo De Rossi è indiscutibilmente il migliore. È riuscito a trasmettere il fuoco che gli scorre nella vena, che spunta ad ogni gol segnato dalla Roma, a tutti quanti i giocatori. La verità è che l'allenatore non è direttamente responsabile delle prestazioni dei giocatori in campo. Quello dipende soprattutto da loro. L'allenatore, dal leader, è responsabile dell'ambiente che riesce a creare e che dà modo a tutti di sprigionare il meglio di sé. Prendiamo Pellegrini, un giocatore completamente rinato. Nelle ultime due stagioni sembrava che non gli piacesse nemmeno più giocare a calcio. Le sue magie, che ci hanno fatto brillare gli occhi, iniziavano a sparire sempre di più, facendolo addirittura finire in panchina. Ma grazie all'ambiente propositivo e alla libertà ricevuta in campo, si sta dimostrando il capitano che tutti vorrebbero. Per non parlare di Gianluca Mancini, il difensore centrale con più gol in Europa. Meno rissoso, più lucido, più deciso e più leader. Sempre più simbolo della Roma e del romanismo. Ma veniamo un po' ai numeri. Al giorno della registrazione, De Rossi ha totalizzato 29 punti in 13 partite. Gli stessi di Mourinho in 20 giornate. Una media punti di 2,33, che in proiezione sarebbero stati 88,5 nel giro di un intero campionato. In 19 partite disputate dalla Roma di De Rossi, tra campionato e coppe, la Roma ha segnato 36 gol, subendone solo 19. La squadra gioca meglio. Dybala è meno costretto a tornare indietro e dunque si infortuna molto meno. Tra l'altro, ogni giocatore è coinvolto visto i vari impegni e sembra che l'ambiente piano piano si stia togliendo il suo tipico atteggiamento pessimista. Non sappiamo dove può arrivare questa Roma, ma penso che tutti si augurino, per il piacere di guardare il calcio, che De Rossi continui così, fino magari sognando un po' a vincere uno scudetto, che a Roma manca da ormai 23 anni e soprattutto che gli è mancato durante tutta la sua carriera. Da quando è arrivato a Roma, De Rossi, con il suo carisma e la sua umanità, ha ridato speranza ai tifosi giallorossi e rinvigorito una squadra che con Mourinho aveva perso fiducia nei propri mezzi, spingendoli a dare sempre il massimo e a lottare per la maglia che indossano. Lo sappiamo, la stagione non è ancora conclusa. La Roma deve ancora giocarsi la semifinale di Europa League con l'imbattibile Bayer Leverkusen. E mancano sempre 5 giornate alla fine del campionato. Ma con i 5 posti per le squadre italiane assicurati alla prossima edizione della Champions League, la Roma, grazie alla guida di De Rossi, può sperare di tornare a giocare sul palcoscenico più grande del calcio europeo. Solamente Garcia e Di Francesco avevano iniziato i loro percorsi in giallorosso con più punti nelle prime 13 di campionato, rispettivamente 33 e 30. Ma loro avevano potuto preparare la squadra durante l'estate e muovere la classifica sin dalla prima giornata. Non è una differenza da poco. De Rossi potrà assaporare l'inizio di un campionato per la prima volta ad agosto, dal momento che la proprietà gli ha già garantito il rinnovo del contratto. Guadagnato, è proprio il caso di dirlo, sul campo! Va bene ragazzi, siamo arrivati ancora una volta alla fine del video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e fateci sapere nei commenti fino a che punto può arrivare la Roma di De Rossi. Riuscirà a sollevare l'Europa League? Da noi è tutto e alla prossima!